E adesso io passo la parola ad un amico, una persona che, a cui voglio molto bene e molti di voi lo sapete, Antonello Racanelli, che è un uomo di valore e che è, non solo perché è entrato con noi, sono 19 anni che esiste Ius Gustando, ricordiamo anche il presidente Paone che è stato fautore dell'idea e ho visto arrivare anche la presidente Franchini. Ciao Anna Maria, buon anno, anche lei nostra socia onoraria magistrato. E dicevo, Antonello è anche segretario nazionale di magistratura indipendente, quindi espressione anche dei valori della magistratura. E la cosa che mi ha colpito, Angelo, Michele Leoni, a differenza dei tuoi libri, ha delle belle postfazioni, non delle prefazioni. Secondo me dovresti copiare l'idea, perché l'autore, il dottore che ti fa le tue prefazioni, anticipa molto nelle tue prefazioni. Poi c'è una sorpresa da parte di Martinelli, gliela dirai tu, vero? Va bene, quindi la cosa bella è che a un certo punto nella postfazione del primo libro di Michele Leoni, Giudice per nessuno, in cui viene narrata questa sua esperienza devastante di arrivare a Locri, addirittura il primo sopralluogo, la sua compagna, non so se è l'attuale compagna, piange quando arriva alla stazione, dice che la vista delle case la fa terrire, piange. Allora, a un certo punto lui ha un, avete tutti noto, conoscete tutti l'incipit del famoso film di Sergio Leone, C'era una volta in America, no? In cui dice: che cosa hai fatto in questi anni? I suoi amici, quando lui ritorna a Forlì, dicono: che cosa hai fatto a Locri in questi anni? Ho telefonato tante volte al CSM, la sua risposta. Questo per ricordare anche che Antonello Racanelli ha anche fatto una bellissima consigliatura al Consiglio Superiore della Magistratura. Antonello, a te la parola. Grazie. Saluto tutti i presenti e devo dire che sono compiacevole qui oggi a presentare e a condividere con voi qualche riflessione sul libro del collega Michele Leoni. Saranno riflessioni molto brevi, sotto forma di flash, di spunti, anche per stimolare eventuali interventi del pubblico e domande all'autore. Però mi preme soprattutto incominciare con un riconoscimento al collega Leoni per la passione civile e l'impegno professionale che emergono in modo evidente dalle pagine di questo libro. Michele Leoni è un collega che in questo libro appunto esterna esperienze e riflessioni di un giudice ed è un collega che è molto impegnato professionalmente, insomma, posso dire perché è un dato pubblico, ma in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi il Presidente Leoni presiede la Corte d'Assise che sta giudicando uno, diciamo così, degli eventi più importanti nella storia della nostra Repubblica, la strage di Bologna, ed è un processo molto importante sia per quello che ha significato in quel momento quel tipo di attentato, sia per tutto quello che ne è seguito. Devo dire che già vedendo la copertina di questo libro si incomincia un po' a riflettere, perché sui due piatti della bilancia vengono messi da una parte il martelletto e dall'altra parte un grosso punto interrogativo. Ed è proprio questo il grosso punto interrogativo che secondo me in un certo senso contraddistingue le giornate, le ore che passano in Camera di Consiglio i nostri giudici, perché il punto interrogativo rappresenta il dubbio di fronte a qualsiasi evento della nostra che accade nella nostra società, e il dubbio attanaglia sempre il giudice è pieno di dubbi, certo poi il compito del giudice è sciogliere questi dubbi, non è che può dire il giudice alla fine di un processo non sono in grado di dire qualcosa, deve dire qualcosa, però insomma, è significativa la presenza di questo grosso punto interrogativo sul piatto della bilancia della giustizia. Dico anche che è un libro che si legge con interesse e con facilità, perché diciamo sì, un libro facilmente comprensibile, sia pure con alcune anche riflessioni di carattere, diciamo sì, in certo senso filosofico potrei dire, perché è un libro che fa riflettere anche su alcuni temi che sono alla base del mestiere, e uso questa espressione tra virgolette, del giudicare. Recentemente lo stesso Papa Francesco si è posto il dubbio: ma chi sono io per giudicare? Figuriamoci se lo pone il Papa questo dubbio, figuriamoci il singolo giudice quando affronta i singoli processi. Insomma, il collega dice giustamente nella sua introduzione: giudicare il prossimo può essere cosa da far tremare i polsi, usa proprio testualmente questa espressione. Ci rendiamo conto quindi della grande difficoltà
dell'importanza di questo, di questa attività. Però la società ha bisogno dei giudici, ha bisogno cioè di persone che sono chiamate a dirimere controversie civili, ovvero a giudicare fatti penalmente rilevanti. E sappiamo che giudicare significa che per un giudice, davanti a un giudice nella sua vita professionale, compaiono una serie interminabile di persone alle quali si deve cercare di dare una risposta il più possibile giusta, e spesso questa risposta può essere determinante per la vita di queste persone. E quindi questo significa che nel processo del giudicare vi deve essere una grande tensione professionale e morale nella ricerca della verità. E devo dire che questa tensione caratterizza tutti gli episodi di vita professionale che vengono raccontati dal collega Michele Leoni. Ci sono alcune frasi che sono molto importanti, in questo libro ho segnato alcune frasi particolarmente significative. Nell'introduzione il collega dice: la norma vorrebbe essere astratta, ma la giustizia è tutt'altro che asettica. Il suo più grosso limite, infatti, è che la giustizia è amministrata dagli uomini, che hanno pensieri, mentalità, fragilità proprie come ogni altro uomo, ma questo è inevitabile. Questo è un altro grande problema, nel senso che la capacità del giudice anche di sapersi un po' astrarre dalle sue considerazioni, dalle sue opinioni. Poco fa il professor Palma giustamente ci dava alcune indicazioni, ci diceva che il giudice è immerso nella società, quindi è immerso anche nei valori che in un dato momento storico possono caratterizzare la società, è portatore di una propria esperienza, di una propria sensibilità. Però io dico che qui la grandezza del giudice sta anche quella di sapersi distaccare dalla società. Nel senso che il giudice, questo diceva Fiandaca, per esempio, dice sempre Fiandaca che il giudice è un pianista esecutore, non è un pianista compositore, cioè il giudice deve sempre applicare la legge, sia pure, diciamo così, non un'applicazione matematica della legge, ma bisogna stare attenti a che il giudice non diventi poi un compositore. Perché la composizione degli assetti della società, la composizione delle liti tra i soggetti, la decisione su ciò che può essere o no penalmente rilevante non spetta certamente al giudice, spetta ad altri. Il nostro è un sistema democratico in cui c'è una ripartizione di poteri e quindi sicuramente è il legislatore che deve stabilire gli interessi che sono meritevoli di tutela e il giudice deve adeguarsi anche se non condivide un assetto di interessi stabilito dalla legislatura. Questo certo è molto difficile come discorso da fare, però io ritengo che la grande capacità del giudice sia pure quella che anche con sofferenza può prendere decisioni. Si ricordava prima un episodio, l'episodio che citava il professor Palma, la condanna di quel ragazzo per un episodio di violenza sessuale presunta. Beh, il giudice ha applicato la legge, sia pure rendendosi conto che probabilmente in quel caso il concetto di legge probabilmente non portava a una giustizia. Cambiare, eventualmente quella può essere uno stimolo, può essere un'occasione per decidere di cambiare la legge. Infatti spesso e volentieri alcuni input che vengono anche da alcune sentenze, da alcuni orientamenti della giurisprudenza spingono poi il legislatore che si fa carico delle nuove istanze che la società presenta a cambiare e a ipotizzare nuovi assetti della legislazione. Devo dire, nella prima parte del libro appunto vengono illustrati alcuni casi specifici e devo dire che nell'affrontare i casi specifici il collega sempre trae delle riflessioni ed è molto interessante anche la scelta che ho apprezzato di far precedere ogni capitoletto da una citazione che è sempre aderente a quanto viene poi raccontato. E devo dire che la cosa che caratterizza questo libro e che rende, fa un senso di apprezzamento nei confronti del collega è che ogni episodio raccontato dimostra come sempre, in ogni vicenda, si giudica rispettando la legge, ma nella consapevolezza che si ha di fronte un essere umano e nella consapevolezza della necessità di rispettarne la dignità. E ogni episodio costituisce l'occasione per affrontare un determinato problema. Si parla del problema della droga, le condizioni delle carceri, l'omertà, i problemi delle persone che hanno problemi di salute mentale, i soggetti immigrati, i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la funzione rieducativa della pena. Devo dire che ogni episodio potrebbe costituire oggetto di un dibattito, di un convegno, perché tutti questi temi che ho sommariamente nucleato rappresentano sicuramente elementi di possibile discussione. E nella seconda parte del libro invece, è una parte più riflessiva, dove vi sono una serie di considerazioni che possiamo dire filosofiche, ma non per questo astratte sul concetto di giustizia.
È importante anche, devo dire, che leggendo questo libro, raccontavo prima al collega, insomma, è sorta in me la curiosità di andare a trovare un libro che viene citato in questo, nella seconda parte del libro, che rappresenta in un certo senso quasi uno stimolo, una miccia, devo dire, che fa esplodere in Michele Leoni una serie di riflessioni sulla propria esperienza e l'occasione per un bilancio serio e profondo della propria vita professionale. Un libro pubblicato nel 1928 di un autore tedesco, il caso Mauritius, e devo dire che appunto, diciamo così, leggendo questo libro c'è proprio la voglia di affrontare questo libro, perché è un libro che affronta un problema molto significativo. Spesso non scendo nei dettagli, anche perché vi invito a leggere il libro di Leoni per poter anche, diciamo così, capire quello che sto dicendo con riferimento agli stimoli che quest'altro libro può offrire. Devo dire che poi nella parte finale vi sono una serie di riflessioni che vengono fatte sulla crisi della giustizia, che ci spinge anche ad interrogarci sul senso del nostro lavoro. Io qui devo dire che esprimo una mia personale opinione, che in questo senso credo che sia anche, diciamo, semplicemente condivisa sulla base di quello che dice anche il collega Leoni. Certamente la giustizia nel nostro paese non funziona e la fiducia che i cittadini hanno nel sistema giustizia è in continuo calo. Però credetemi, e lo dico con esperienza di chi svolge da oltre 20 anni l'attività ormai di magistrato, quasi 30 anni ormai, 29 anni di magistrato, non abbiamo bisogno in Italia di riforme epocali o rivoluzionarie, abbiamo solo bisogno di alcune riforme processuali, di investimenti effettivi nel settore, perché dobbiamo renderci conto che occorrono sicuramente maggiori risorse, questo lo dice chiaramente il collega, però da integrare con maggiore razionalità. Ci vogliono riforme che rendano più efficiente il sistema e soprattutto riducano la scandalosa durata dei processi, perché obiettivamente è difficile chiedere al cittadino oggi di avere fiducia nella giustizia, anche perché il cittadino valuta la fiducia della giustizia non sulla base delle grandi indagini, ma valuta la fiducia della giustizia sulla base dei suoi casi particolari. Il cittadino a cui è stata rubata o ha subito un furto in un appartamento, che ha subito una truffa, valuta la giustizia sulla base della risposta che il sistema è in grado di dare al suo problema, e da questo punto di vista il nostro sistema è sicuramente deficitario. Vorrei arrivarmi alla conclusione ricordando alcune parole di Carnelutti. Carnelutti, che pur ormai datate nel tempo, sono secondo me molto attuali. Diceva Carnelutti: gli uomini di governo danno atto periodicamente delle esigenze di una giustizia rapida e sicura, ma basterebbe che avessero conoscenza delle strettezze materiali, spesso inconcepibili, nelle quali il servizio si compie, per rendersi conto che in pratica codeste declamazioni non hanno alcuna serietà. Se al servizio giudiziario si dedicassero le cure che si danno ad altri settori della nostra società, le cose comincerebbero ad andare diversamente, ma evidentemente i valori economici contano ancora purtroppo assai più che i valori morali. Questo diceva Carnelutti e mi sento di sottoscriverlo pienamente. E un'altra cosa importante che volevo anche dire praticamente, insomma, proprio recentemente è andato in pensione un magistrato di Cassazione, che insomma diceva, questo magistrato di Cassazione mi diceva nella sua riflessione, dice: sto per andare in pensione, sono anni ormai che si parla di riforme, mi sento come quell'asinello che per tutta la vita ha girato intorno al pozzo per tirare sull'acqua e ne ha sollevata tanta di quest'acqua, ma non è mai riuscito a sapere se servisse veramente e a chi servisse quest'acqua. Devo dire un'altra riflessione importante che Michele Leoni fa nel suo libro è quello del rifiuto, che io sottoscrivo ampiamente, di una visione aziendalistica della giustizia che guardi solo ai numeri, alla statistica, alla produttività. La giustizia non è un servizio come altri servizi, la giustizia non può essere valutata solo sul numero di sentenze che un giudice produce, perché dietro ogni sentenza, come dicevo prima, c'è sempre un caso umano, c'è sempre un dramma, una situazione particolare. Non voglio sottrarre tempo agli altri relatori, quindi chiudo soltanto con la riflessione di un magistrato a me molto caro, che diceva che fare il giudice certamente non è facile, ma è l'operare più civile e più bello per una società democratica che vuole vivere secondo le regole e realizzare la pace sociale. Grazie. Grazie Antonello Racanelli.